Bene, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Economia in Quark per la stampa web. Anche questa settimana sono Alessandro De Nicola, nel senso non sono cambiato, e abbiamo insieme a noi Giampaolo Galli e Buonasera. Buonasera. Carlo Cottarelli. Allora, ci sono novità. Spesso più internazionali che nazionali, anche se le novità internazionali hanno un qualche riflesso, ovviamente, pure sul nostro paese. In particolar modo un riflesso sul nostro paese, come ovvio, hanno le conclusioni del G20 che si è tenuto a Venezia con i ministri dell'economia e delle finanze, delegazioni comunque molto folte che non comprendevano solo i ministeri dell'economia e delle finanze. Sono stati vari i temi trattati, quello che è più uscito sui giornali naturalmente è stata la cosiddetta tassa sulle multinazionali, ma si è parlato anche di misure contro il riciclaggio, insomma un carnè abbastanza denso di contenuti. Allora chiederei a Carlo Cottarelli di dirci quali sono, secondo lui, i punti salienti e che cosa possiamo aspettarci da questo summit. Io vorrei parlare del punto che forse appunto ha attirato più attenzione, cioè questo accordo sulla tassazione minima dei profitti delle grandi società multinazionali. Però per capire questo accordo bisogna fare un passo indietro, andare a vedere che cosa è successo negli ultimi decenni alla tassazione, a livello di tassazione sui profitti nel mondo. Alla metà degli anni Ottanta il livello di tassazione sui profitti delle società era di circa il 43-44%, attualmente intorno al 23-24%. Questo perché con la globalizzazione, quindi con la maggiore possibilità per le imprese, soprattutto quelle grandi, di spostarsi da un paese all'altro, i paesi hanno cominciato a farsi concorrenza nel cercare di attirare queste grandi imprese. E questo ovviamente ha portato a un ribasso nei livelli di tassazione media, ricordiamo per esempio quello che è stato fatto da Trump, l'ultimo passo nel taglio del livello di tassazione sui profitti delle società negli Stati Uniti, ma anche l'Italia ha ridotto, durante per esempio il governo Renzi, sono stati ridotti il livello di tassazione sui profitti delle imprese, l'aliquota IRES è stata ridotta. Insomma, c'è stata una forte concorrenza tra i paesi per attirare queste imprese da altri paesi. Ho parlato di un livello medio di tassazione tra i paesi OCSE attualmente per i profitti delle imprese intorno al 23-24%, ma ci sono paesi, ovviamente questa è una media, ci sono paesi dove il livello di tassazione è ancora più basso. Le grandi multinazionali traggono beneficio da questa situazione andando a localizzare attraverso un insieme di strumenti e operazioni i profitti nelle giurisdizioni fiscali dove sono più basse. Per risolvere questa situazione, già decenni fa, Vito Tanzi, allora capo del Dipartimento di Finanza Pubblica del Fondo Monetario Internazionale, aveva proposto l'introduzione addirittura di una World Tax Organization, simile alla World Trade Organization, un'organizzazione che dettasse qualche regola fondamentale sull'andamento, sulla tassazione nei diversi paesi, proprio perché il mondo stava diventando globalizzato e quindi le imprese si trovavano con questo vantaggio di poter mettere in concorrenza tra loro questi 200 diverse, circa 200 sono i paesi al mondo, circa 200 giurisdizioni fiscali. La proposta ovviamente non fu accettata, ci furono in seguito degli accordi, soprattutto a livello di OCSE, non sulla tax policy, cioè sulla politica di tassazione, non sulle aliquote di tassazione, ma sulle regole per evitare che un paese, introduzioni di regole, per evitare che un paese facesse finta di localizzare, facesse finta di avere profitti in un paese
a tassazione bassa piuttosto che un altro paese a tassazione alta. Queste cose hanno in parte funzionato, ma rimane il fatto che se un paese, se un'impresa effettivamente si va a localizzare in un altro paese, non c'è niente da fare. Non è più uno spostamento fittizio dei profitti, ma i profitti che si spostano. Un'impresa si delocalizza e si va a fissare, a operare in un paese con tassazione particolarmente bassa. Quindi la conseguenza di questo è che per risolvere il problema ci vuole un accordo che non riguardi soltanto le operazioni di trasferimento dei profitti fittizi in modo fittizio da un paese all'altro, ma un accordo sulle politiche di tassazione. E questo è quello che è stato fatto con questo accordo a livello prima di G7 e poi a livello di G20. Sarà una risoluzione, risolverà questo il problema? È tutto da vedere. Ci sono problemi tecnici importanti che dovranno essere definiti in modo dettagliato. 15% di cosa? 15% di che base imponibile? Ci vuole un accordo ben preciso sulla base imponibile. E poi come si fa a convincere gli altri paesi che non sono parte dei G20 ad aderire a questo accordo? Già si sono detti contrari paesi come l'Irlanda, dove l'aliquota di tassazione è il 12,5%, paesi come l'Ungheria, dove l'aliquota di tassazione dei profitti di impresa delle società è del 9%. Ci sono alcuni paesi, come sappiamo, i cosiddetti paradisi fiscali, dove i livelli di tassazione sono ancora più bassi. Come si fa a ottenere questo accordo? Una volta, dico scherzando, nel XIX secolo si mandava le cannoniere. Ecco, i grandi paesi mandavano le cannoniere nei paesi piccoli e questi si adeguavano. È un problema appunto di come coordinare 200 paesi nel mondo. Ci vorrà molta pressione. E bisogna muoversi in tempo prima che, per esempio, il colore dell'amministrazione, americana cambi di nuovo, perché il Partito Repubblicano potrebbe avere una diversa attitudine, rispetto a questo, problema. Quindi stiamo a vedere quello che succede. Ciò nonostante il fatto, e con questo concludo, che si tratti di un accordo, secondo me, se viene fatto in qualche modo rivoluzionario, poi ovviamente c'è chi è rimasto scontento dicendo che il 15% è troppo basso. Sì, è basso, ma è meglio 15% piuttosto che zero. Grazie Carlo. Già adesso i paradisi fiscali non se la vedono più facile come una volta, nel senso che i mezzi ci sono, non è consigliabile, ad esempio, per un europeo pensare di spostare tutto alle Cayman Island, perché è tale il reticolo di normativa antiriciclaggio, di tassazione alla fonte per qualsiasi cosa che va alle Cayman, che non è più un paradiso come una volta, quindi un po' di pressione probabilmente la si potrà esercitare. Giampaolo, l'amministrazione Biden, in quello che sembra una lenzuolata alla Bersani, ha emanato un cosiddetto executive order, che è una specie di decreto del Presidente del Consiglio, diciamo, volendo fare una qualche tipo di somiglianza con l'Italia, per stimolare la concorrenza negli Stati Uniti. Questo è il titolo. Così, a una prima occhiata, ma dici tu, sembra che ci siano alcune misure che stimolano la concorrenza e altre che riposano un po' sull'illusione che stimolare la concorrenza vuol dire abbassare i prezzi. Ma un conto è se li abbassi perché, come dire, apri i mercati e abbatti le barriere. Un conto se le abbassi, come tentò di fare Diocleziano con l'editto di Diocleziano con i prezzi massimi. Il secondo non funzionò molto bene, nonostante la pena di morte. Dici tu. Sì, qui non c'è la pena di morte, ma ci sono molte misure, sono addirittura 72 misure che stanno in questo executive order, molte delle quali sono semplicemente inviti, per quanto pressanti, alle agenzie federali a rivedere le linee guida, eccetera. Però questo executive order, diciamo, cambia la prospettiva della legislazione antitrust,
e quindi parla di massimi sistemi, però poi va anche in estremi dettagli su alcune questioni. I massimi sistemi sono che fino adesso l'antitrust puniva l'abuso delle posizioni dominanti, non le posizioni dominanti. La visione di Biden, che non a caso si cita esplicitamente le cose fatte, nel secolo XX da Teddy Roosevelt, e cioè lo spacchettamento della Standard Oil of Ohio e lo spacchettamento delle ferrovie che erano di proprietà di J.P. Morgan, la visione cambia, nel senso che si dice adesso noi dobbiamo sanzionare la posizione dominante, perché qui ho proprio il testo e le prime tre righe sono quelle che dicono tutto: un'eccessiva concentrazione di mercato, indipendentemente dagli abusi di questa concentrazione, minaccia le libertà economiche di base, ma anche la democrazia, oltre che il benessere. E qua è interessante l'ordine in cui vengono citate: dei lavoratori per primo, perché c'è un potere di mercato. Quando in una città dice ci sono pochi monopolisti, questi si mettono d'accordo a tenere bassi i salari. Poi ci sono gli agricoltori, ci sono pagine e pagine sul prezzo del pollo, della carne, eccetera, dei fertilizzanti. Poi ci sono le piccole imprese, le start-up e infine i consumatori. Insomma, l'idea originaria dell'antitrust era di penalizzare gli abusi di posizione dominante per tutelare i consumatori. Qua viene sconvolta completamente questa visione. E poi ci sono i controlli dei prezzi. Gli apparecchi acustici, per esempio, devono diventare farmaci da banco. Benissimo, non si capisce. Questa bene. Forse è una delle poche cose. Questa è una cosa sensatissima. No, questa no, è una cosa delle poche sensatissima. Cose gli ospedali, diciamo, il Medicare, Medicaid, cioè la sanità pubblica americana, deve avere la possibilità di importare i farmaci dal Canada. Anche questa è una cosa, ma anche dall'Italia, io aggiungerei, insomma, mi sembra una cosa sensata. Si vuole impedire alle industrie di obbligare i consumatori o comunque gli utilizzatori a fare le riparazioni con la casa madre anziché farle in proprio tramite terzi, i rimborsi delle linee aeree, i cambiamenti di banche e poi soprattutto le piattaforme internet. Questo è il vero cuore della faccenda, perché queste sono i nuovi monopoli del nuovo millennio e mettono in crisi, c'è scritto esplicitamente, sembra quasi una delle motivazioni principali, i giornali. Io sono rimasto un po' stupito, diciamo, che questa fosse una delle motivazioni importanti, ma è così. Ora, molte delle cose che stanno scritte qui in realtà richiederanno modifiche legislative, quindi bisogna vedere se poi queste diventeranno effettive ed efficaci, se le linee guida dell'antitrust cambieranno, ma anche la nomina che Biden ha fatto di Lina Khan a capo, diciamo, dell'antitrust americano vuol dire moltissimo, perché Lina Khan è stato, come dire, l'alfiere della guerra contro i monopoli di internet. Quindi ci dobbiamo aspettare scontri di primaria importanza su cose che non è chiaro cosa si possa fare, perché un conto è la Standard Oil, un conto è Google o Amazon, sono oggetti completamente diversi, non so se possano essere trattati nello stesso modo. Bene, mi immagino come i competitor cinesi stiano stappando le bottiglie di champagne.
loro basta che rispettino quello che dice il Partito Comunista e poi possono fare quello che gli pare, mentre noi abbiamo anche giustamente delle regole antitrust che però a volte non sono pro concorrenza, ma invece che salvare il benessere dei consumatori, salvano il benessere dei concorrenti. Detto ciò, grandi giornate sportive per l'Italia, non possiamo che prendere lo spirito patriottico, gridare forza Berrettini e forza Azzurri, e vi salutiamo e ci vediamo la settimana prossima con una o due coppe in più rispetto a quelle che abbiamo oggi. Grazie, vi saluta Forza Carlo Italia. Cottarelli e Gianpaolo Galli. Grazie, arrivederci. Arrivederci.